10:30 per le ordinanze di consiglio comunale. 15. Con un ringraziamento particolare al dottor Capuano per la disponibilità. Procediamo all'appello. Allora, buongiorno a tutti, Martino Giovanni. Gonzalo Roberto. Mazzi Caterina. Massa Manuela. De Simone Anna. Esposito Antonino. De Gregorio Fabio. Ruggero Vincenzo. Falco Paolo. Presente il nostro Milano. Eccolo qua. Lembo Marino. Mazzina Paola. Di Meglio Ludovica. Ciuccio Salvatore. Presente. 10 presenti, 3 assenti, la seduta è validamente costituita. Possiamo quindi passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno concernente l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Possiamo quindi procedere alla votazione. Voti favorevoli. Passiamo alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno concernente il regolamento asilo nido. Approvazione, la parola all'assessore Antonino Esposito. Sì, portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale l'approvazione del regolamento sulla gestione, il funzionamento e i criteri di accesso per l'asilo nido comunale di località San Costanzo. Il regolamento sostanzialmente si compone di due parti, una prima parte sulla quale non ritengo necessario dilungarmi particolarmente, riguarda sostanzialmente la gestione dell'asilo e i principi a cui tale gestione deve ispirarsi, ovviamente nel rispetto della normativa vigente in materia. Riguarda sostanzialmente l'organizzazione dell'asilo in tre sezioni per età omogenee dei 23 bambini per i quali è previsto ovviamente tale struttura, la definizione di due orari, uno completo e uno ridotto, nonché una serie di organismi di partecipazione sia del materiale dipendente all'asilo, sia ovviamente dei bambini, dei genitori e bambini frequentanti, nonché dei relativi operatori. La seconda parte invece che è stata poi oggetto anche della valutazione della Commissione Statuto dei Regolamenti che ha discusso mercoledì scorso, questo mercoledì del regolamento, riguarda invece i criteri per la formazione della graduatoria, che prevede innanzitutto una priorità per l'accesso ai bambini residenti sull'isola, nonché poi una serie di criteri che sostanzialmente si fondano sulla finalità e sulla funzione pedagogica di crescita dell'asilo, quindi non soltanto di mera custodia. Tali criteri ovviamente vengono individuati innanzitutto in ordine decrescente, innanzitutto nel stato di disabilità o di disagio socio-familiare del bambino, poi sulle condizioni lavorative dei genitori e dei bambini stessi, ovviamente individuando in maniera decrescente un sistema di punteggi dal lavoro a tempo indeterminato di tali bambini allo stato di disoccupazione degli stessi, poi una serie di situazioni relative al nucleo familiare, quindi alla presenza di sorelle e fratelli, nonché alla rete parentale dei nonni. È prevista la formazione di una graduatoria per l'accesso al servizio annuale dal 1 settembre al 31 agosto, prevedendo poi all'interno dello stesso una norma transitoria per la definizione di una graduatoria per l'accesso al servizio fino al 31 agosto in considerazione del previsto inizio delle attività nel mese di aprile, individuando come termine ovviamente quello che sarà definito dal relativo bando e individuando poi
per l'individuazione e la valutazione dei criteri relativi allo stato lavorativo dei genitori, la possibilità nella documentazione di indicare lo stato lavorativo, la condizione lavorativa riferito al primo giugno. Detto ciò, in considerazione ovviamente anche dell'importanza di tale regolamento in previsione all'inizio di tale attività, chiediamo al Consiglio l'approvazione dello stesso. Grazie. La parola al consigliere Ciuccia. Quindi io ho già visto in commissione che mi sarei rivisto il regolamento, abbiamo rivisto con il gruppo e chiaramente diciamo che
su alcuni punti siamo anche diciamo, d'accordo, soprattutto sul recepimento di questa cosa, prendiamo atto che avete ricevuto quantomeno nei criteri di assegnazione dei posti per la formazione dell'allenatore avete ricevuto quello che il gruppo Anticapi ha espresso. Però chiaramente no, è tutto il principio che viene meglio, quindi noi sicuramente non possiamo votare a favore di questo regolamento. La parola all'assessore Esposito. Soltanto per puntualizzare ovviamente la considerazione dello stato economico delle famiglie e quindi la considerazione per cui l'asilo nido ovviamente deve essere oggetto di, come dire, deve essere dare la possibilità a tutti di accedervi, riteniamo che possa essere detto invece essere considerata in occasione di determinazione delle tariffe, per le quali come sappiamo abbiamo l'obbligo o meglio la possibilità della contribuzione al 49% del comune a tutti in considerazione di quanto previsto dalla proposta di project financing benvenuta al concessionario e dalla possibilità, come aggiungiamo, dalla volontà di prevedere ulteriori contributi alle famiglie in considerazione appunto dello stato di sede delle stesse, quindi per dare la possibilità a tutti di accedere. La considerazione di criteri diversi che fa riferimento appunto alla disabilità o comunque allo stato familiare, quali l'occupazione dei genitori e quindi la considerazione relativa all'impossibilità degli stessi di accedere al mondo del lavoro in presenza di figli è data proprio dalla considerazione dell'asilo nido come non luogo di semplice custodia ma come opportunità di crescita del bambino. Noi riteniamo appunto che con tali criteri sia assolutamente rispettata e valorizzata. La parola all'assessore Nanzi. Lo sottolineiamo anche in commissione. Non vogliamo neanche fare una discriminazione in senso inverso. Quindi l'apertura al nido deve essere quanto più equa possibile, con tutti i limiti degli errori che si possono fare, questo è chiaro. Quindi non si può privilegiare in assoluto una categoria, meno ambiente, ma dobbiamo aprire la possibilità a tutti di poter accedere. Quindi, come diceva prima l'assessore Esposito, l'aiuto è senz'altro dato poi dalla determinazione delle tariffe. Se non ci sono più interventi possiamo procedere alla votazione. Voti favorevoli, voti contrari, votiamo anche per l'immediata eseguibilità, voti favorevoli. La parola al consigliere Giorgio. Presidente, noi come gruppo di minoranza e con l'attenzione anche del segretario comunale sullo statuto comunale, nella parte disposizione transitoria e finale, al secondo capoverso, dove dice che i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale di termini rispettivamente previsti. In prima votazione sarà necessario il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri. Nelle successive votazioni sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. Quindi noi riteniamo questo regolamento non approvato perché non è stato approvato dai 2/3 dei consiglieri assegnati. Cosa è scritto in seconda convocazione? Non vedo se possa fare la stessa
E questo succederà anche, se vi ricordate bene, della elezione del Presidente del Consiglio. Non credo che si possa fare una cosa simile, secondo me. Se lo volete fare... Questo non parla di inconvocazione. Io fermate, io... Se mi dai il testo giusto. Che c'è lo straccio con la mamma. Questo è il punto. Sì. Punto 2, ma... D'altra parte, anche la Camera, non è lo fanno. Sulla portare di questa norma a tutti i regolamenti possibili, però io ritengo che, questa è la mia opinione, che lì se si intendeva la seconda convocazione, c'era scritto seconda convocazione, non era la seconda convocazione. No, ma questo sta un attimo da risalto. La parola al consigliere Ciuccio. Allora, scusatemi, segretario. Allora, noi stiamo discutendo la domanda, abbiamo discusso una cosa, abbiamo finito la discussione. Abbiamo portato in votazione, l'argomento è finito, è chiuso, si è votato, chiuso l'argomento, noi non possiamo riaprire l'argomento, altrimenti potrebbe succedere questo, che magari in un momento non c'è la maggioranza, poi arriva qualcuno, ma noi ripetiamo la votazione. Se il segretario non richiede che in considerazione di quella norma sia necessario, se la seconda votazione si vota la seconda. Il Presidente non ha detto che stava all'ordine della successiva votazione del giorno. Presidente, una osservazione. Stato prima che io non ho detto la passiamo a la votazione è stata in ma avevo mandato gli immediati seguiti. Mi hai chiesto la parola prima che io dicessi passiamo alla conferenza. Non c'è passata, l'ho proprio messa. Voi avete votato, quando gli immediati seguiti. Dobbiamo rivotare l'immediato seguito nel caso in cui si vota una seconda parola consigliere Mazzini. La discussione.
La mia domanda che vorrei porre al segretario è questa. Indipendentemente dal suo momento, dalle sedute. Paola, gentilmente puoi parlare un 5 minuti. Si sente? Sì. Ora sì. Adesso sì. Allora, noi dicevo, la mia domanda è questa. Indipendentemente se è stata votata l'immediata eseguibilità o meno, la mia domanda è la seguente. È possibile, a suo avviso, in base ai principi di legge, è possibile che uno stesso testo possa essere rivotato nella stessa seduta? A mio avviso no. Nel senso che, a prescindere da quanto è previsto nello statuto, io rilevo che sottopongo alla sua attenzione il seguente, ossia, dal mio punto di vista, una volta sottoposto a votazione un testo, quel testo non può essere rivotato nella stessa seduta. La seduta deve essere poi riaggiornata e portato nuovamente l'argomento all'ordine del giorno per superare appunto quella votazione del precedente, dove non si sono raggiunti i due terzi e si rende necessario il raggiungimento della maggioranza assoluta. Non si può nella stessa seduta ritornare sulla decisione e rimisurarsi. Non è possibile, ma questo ce lo dico io, i principi generali dell'ordinamento. Allora, consigliere, la norma dice che in prima votazione è necessario il voto favorevole dei due terzi, come diceva ovviamente il consigliere Succi. Nelle successive votazioni sarà sufficiente. Nelle successive votazioni non distingue, non precisa nella stessa seduta, in una seduta successiva, eccetera, eccetera. Che cosa è accaduto? Che ancora prima di passare al punto successivo, un consigliere comunale ha rilevato questa la mancanza del raggiungimento dei due terzi. A mio parere il consiglio comunale è sovrano e può decidere, se lo ritiene, di ripetere nella stessa seduta la votazione per il raggiungimento, in questo caso, della maggioranza. Può fare la seconda votazione nella stessa seduta se ancora siamo sul punto o sull'ordine del giorno, che come dire, come la 241, comunque si prevede l'istituto della tutela, o tanti istituti che possono far rivedere la pubblica amministrazione su determinati provvedimenti, ritengo che a maggior ragione, quando siamo nel Consiglio Comunale, siamo ancora sul punto posto all'ordine del giorno e i consiglieri hanno evidenziato delle difformità sulla regola statutaria, il Consiglio è sovrano di decidere se ripete o meno la votazione. Io non ho fatto perché ho accorto sul fatto che per me l'argomento è chiuso, come ho già detto, una volta che si è votato è chiuso l'argomento. Poi si vedrà che il Consiglio Comunale è sovrano e quindi potrebbe decidere di interpretare la norma in questo senso, però se il Consiglio Comunale fosse, diciamo, nella sua plenarietà, siccome ci sono degli assenti e quindi l'interpretazione allo statuto a questo punto non è, sarebbe falsata, quindi questo è un ulteriore elemento per cui ci fa propendere per la legittimità, anche la vostra interpretazione dello statuto, nel senso che secondo me non solo, ma io ancora ribadisco, è possibile che dopo una votazione noi rifacciamo la votazione sullo stesso argomento, cioè secondo me non è possibile, cioè ci siamo sbagliati, allora io a questo punto anche per dire un'altra cosa, qualcuno di voi dice no, mi sono sbagliato, non ho votato in un modo, ritorniamo a votare perché non ho votato bene, secondo me fosse un avvenimento. No, infatti io, scusi segretario, mi permetto di dissentire. La parola alla consigliera Mazzini. È vero che la Commissione non lo prevede, ma noi adesso quando si dice la disposizione lo prevede, stiamo dicendo una falsità, perché la disposizione non lo prevede, stiamo dando un'interpretazione, stiamo dicendo che la norma è una cosa diversa. Però noi quando diamo un'interpretazione non la diamo in ragioni di motivi di opportunità politica o di invocando il principio di sovranità popolare, noi lo diamo in funzione invece di quelli che sono i principi generali. E se la memoria non mi inganna, sul piano dei principi generali, il tema della seconda convocazione è indispensabile. Cioè, non voglio scomodare appunto esperienze costituzionali, però le esperienze costituzionali ci dicono questo. Basta partire dalla riforma costituzionale, se noi guardiamo la riforma costituzionale, se non è raggiunta la maggioranza dei due terzi, si seguono procedimenti diversi. Ripeto, lo statuto non è autosufficiente, lo statuto se è carente va interpretato.
e va interpretato non in ragione di motivi di opportunità, ma in ragione di motivi di regolarità degli atti e quindi in funzione di quelle che sono le misure stampa. Poi chiaramente, dal mio punto di vista, una seconda votazione renderebbe comunque illegittimo l'inserimento del procedimento se è realizzata in questa stessa seduta. Diversamente, chiaramente, dal mio punto di vista, sarebbe l'interpretazione della forma dell'ordinamento, dai principi generali dell'ordinamento. Grazie. Quindi prendiamo atto delle osservazioni del gruppo Anticapri, ma si procede alla votazione. Alla seconda. Si chiama alla sette legittima, questo gruppo, sicuramente. Il gruppo Anticapri si allontana. Perché in quanto di dire, la seconda, in quanto di dire, che la seconda votazione in questa sede non è possibile, sullo stesso argomento non possono essere fatte due votazioni, quasi come ripensamento, è illegittima, quindi noi non vogliamo partecipare a una seduta di, almeno per questo argomento, illegittima. Grazie. La parola all'assessore Esposito. Noi confermiamo, anzi preannuncio il voto favorevole in sede di seconda votazione, condividendo la valutazione fatta dal segretario comunale, ribadendo che oggetto della votazione è un regolamento per l'accesso all'asilo nido comunale, ovviamente con l'augurio e l'auspicio che ovviamente tale votazione non debba essere oggetto di altre valutazioni, in considerazione anche dell'importanza di tale regolamento, che con ancora maggiore convinzione preannuncio il voto favorevole del nostro gruppo. Grazie. Procediamo alla votazione, voti favorevoli. Si vota anche per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli. Fermo restando, comunico che siamo passati alla votazione del terzo punto, omettendo di dire che non c'erano interrogazioni e mozioni nell'odierna seduta del Consiglio Comunale. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno: regolamento gestione ormeggi contigui galleggianti e specchiati, denominati Levante e Ponente, all'interno del porto commerciale. La parola all'assessore, alla vice sindaco Roberto Bozzaoli, per quanto riguarda le motivazioni dell'invio dell'odierno punto. Allora, è evidente che non si compete all'istruttore sull'argomento e quindi non è stata regalata l'istruttore completa e la data completa ai consiglieri entro le 24 ore che la scuola e le valenze istituzionali del Consiglio prima preveda, per cui non ci sono, gli estremi per discutere l'argomento, quindi noi come gruppo di maggioranza gli chiediamo il rinvio. Voglio precisare che ieri mattina è stata consegnata la variazione di concessione manuale. Possiamo votare per il rinvio dell'argomento, voti favorevoli, unanimità. Passiamo alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, concernente il PAC, Società Porto Turistico di Capri S.p.A., approvazione. La parola all'assessore Esposito. Michele. Michele.
Possiamo quindi procedere, la parola all'assessore Esposito. Sì, portiamo l'attuazione del Consiglio Comunale il piano di gestione annuale per il 2019 della società Porto Turistico di Capri, che come sappiamo è detenuta al 100% dal Comune. Questo piano è il primo che la società, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha redatto con il nuovo direttore generale del porto. E ovviamente si parte dalla considerazione dei risultati che la società stessa ha raggiunto lo scorso anno, per ovviamente aggiornarla al prossimo anno. Vorrei sottolineare un raggiungimento per il 2018 di gran parte dei risultati indicati dalla società nel precedente piano annuale, che ha determinato un notevole ed ennesimo miglioramento dei risultati sia in termini di utili, quindi di incassi, che in termini di esercizi, di servizi. Mi riferisco ovviamente ai risultati finanziari, agli interventi che la società stessa ha operato in materia di salvaguardia ambientale, mi riferisco ad esempio all'estensione degli impianti di illuminazione a basso consumo, ai risultati e agli interventi che la stessa ha operato in materia di accessibilità ai disabili, con la realizzazione della rampa per l'accesso al punto di imbarco e sbarco, agli interventi ad esempio di riqualificazione del piano superiore del centro congressi, che come sappiamo tutti, oltre ad ospitare gli uffici di rappresentanza del porto, nonché l'archivio, è oggi sicuramente un importante luogo di riunione e di aggregazione per la nostra comunità. Lo scorso anno i risultati finanziari sono stati particolarmente positivi, ma per il 2019 la società prevede un ulteriore miglioramento, con un incremento degli utili del 5%, con lo sfondamento per la prima volta nella storia della società del muro dei 7 milioni di euro e con una previsione di ricavi preventivato nell'ordine dei 7 milioni e 200 mila euro, con un risultato di esercizio al netto delle imposte di circa 2 milioni e 300 mila euro. Ricordo al Consiglio Comunale che non più di 3 anni fa il tale dato era invece di 1 milione e 300 mila euro contro quello preventivato per il prossimo anno di 2 milioni e 300 mila euro. Ciò ovviamente determina utili per il porto turistico, indirettamente utili per il comune, quindi possibilità di investimento nella struttura portuale e nella restante parte del territorio. Tali risultati preventivati sono dovuti innanzitutto a un miglioramento previsto della ricettività del porto, con un innalzamento delle tariffe di circa il 5% solo per una categoria di imbarcazioni, in particolare per le imbarcazioni medio-grandi, quelle ovvero comprese tra i 15 e i 25 metri, e con un mantenimento di tutte le altre tariffe, quelle relative ovvero ai contratti annuali stagionali e soprattutto ai contratti di residenti, che invece a fronte del miglioramento dei servizi rimarranno invece inalterate. Numero due, ad una estensione dei servizi aggiuntivi del porto, ovviamente il conto economico ovviamente lo testimonia, ad esempio faranno direttamente capo al porto i servizi relativi ai sub, e all'incremento delle attività legate al punto di imbarco e sbarco, con un innalzamento delle tariffe ed un miglioramento del servizio che porterà un aumento dei ricavi almeno di circa 200 mila euro. A fronte di questa parte del relativo ai ricavi, invece, dal punto di vista dei costi, si prevede invece un contenimento dei costi previsti e in particolare una riduzione dei costi relativi alle consulenze legali e tecniche, nonché un contenimento dei costi del personale. Il piano infatti prevede una riduzione di spesa, prevede una riduzione di spesa del personale
per circa 150.000 euro senza nessun incremento di personale, evidentemente salvo quanto previsto dall'attività normale e fisiologica della società e eventuali aumenti di spese in caso di aumenti di attività. Per quanto riguarda invece le principali iniziative previste dalla società, si fa una differenziazione tra quelle previste nel breve e nel medio e lungo termine. Nel breve termine la società prevede non solo una serie di iniziative volte alla concessione, al prolungamento della concessione demaniale, che come sappiamo rimane il principale asset della società, in vigenza di una normativa, di una nuova normativa in materia di proprio delle concessioni che certamente gioca a favore della società. Sempre nel breve termine si prevede un adeguamento dell'impianto elettrico idrico, un miglioramento dell'area relax e un'estensione dell'illuminazione a basso consumo. Nel medio e lungo termine si prevede invece altre iniziative, quali la realizzazione di una piattaforma per l'atterraggio degli elicotteri, nonché una ristrutturazione degli uffici e la realizzazione di un portassegno. Così come i precedenti, anche questo parco è stato elaborato su criteri prudenziali, quindi l'auspicio e noi diciamo la previsione nostra è quella che i risultati effettivamente realizzati dalla stessa siano ulteriormente migliori rispetto a quelli appunto previsti dal piano. Per questi motivi chiediamo al Consiglio l'approvazione del piano. Chiede la parola al consigliere Ciuccio. Sì, noi innanzitutto prendiamo atto che in qualche modo questo non so perché non abbiamo documenti ancora diciamo, in essere, prendiamo atto che l'amministrazione del porto ha fatto marcia indietro su un'importante iniziativa di carattere amministrativo all'interno del porto, ossia il modo di procedere nelle assunzioni, fatto marcia indietro proprio in base a una lettera, in base a una direttiva che finalmente l'ufficio partecipato del Comune di Cagliari ha detto al controllo analogo, ha posto dei rilievi molto, molto importanti e quindi ha fatto sì che insomma, in qualche modo non ha fatto porre in essere ulteriori attività illegittime da parte dell'amministrazione del porto estero. E quindi è stato detto in quel verbale che ci è stato recapitato anche a noi del gruppo di minoranza che l'ufficio partecipato riteneva opportuno che qualsiasi decisione sul personale, sul piano diciamo, appunto che riguardasse la pianta organica e soprattutto per quanto riguarda le assunzioni e ancora di più se queste venivano fatte a tempo indeterminato dovesse passare innanzitutto per il Consiglio Comunale. Poi sono stati gli altri rilievi e chiaramente sono stati dei rilievi che molto modestamente abbiamo fatto sempre noi nel corso di questi 4 anni in Consiglio Comunale e relativi appunto alle elargizioni dei contributi, le sponsorizzazioni, eccetera. Noi quello che contestiamo in questo parco è proprio questo modo di fare, perché innanzitutto noi insomma, non possiamo accettare che comunque il presidente del porto turistico scriva nel mandare il parco al comune, nel inviare il parco al comune, convinto di aver recepito nel piano in oggetto tutte le indicazioni fornite da lei, si rivolge al sindaco. Io vorrei ancora una volta precisare, se fosse ancora necessario, vorrei ancora precisare che il sindaco è il rappresentante del comune nel porto turistico, ma non è personalmente il socio di maggioranza, o in questo caso il socio unico del porto turistico, ma è soltanto la persona che in questo momento rappresenta il comune di Cagliari nel porto turistico
e per dare disposizioni per operare in qualsiasi modo, anche su cose che magari potrebbero essere condivise, deve avere un mandato dal Consiglio Comunale, che è l'unico organo competente, l'unico organo, diciamo, che può dare indicazioni, può dare direttive al porto turistico, così come se sono al porto turistico, e tanto è vero che poi, insomma, approverà questo patto in base a quanto, diciamo, alle linee guida avrebbe dovuto dare il Consiglio Comunale. In questo patto prendiamo atto che i costi del personale si sono almeno in via pensionale ridotti. Noi ci chiediamo, questa è una domanda che buttiamo qua, è chiaro che non ci aspettiamo la risposta stamattina, ma ci chiediamo ancora una volta se le società possono in qualche modo non essere inglobate nel calcolo generale che viene fatto per il comune di Cagliari e per tutti gli altri comuni chiaramente, per il criterio della possibilità di nuove assunzioni o meno. Questa è una domanda che noi chiaramente poniamo e ci poniamo, però è chiaro che da un punto di vista tecnico l'argomento è abbastanza, diciamo, elaborato. E poi ancora in questo fatto dobbiamo ancora far rilevare che una somma cospicua viene messa anche nel bilancio di previsione del 2019 per la luce indicata qui molto genericamente, che vado a leggere, pubblicità e marketing. Sospendiamo per 5 minuti la seduta del Consiglio. Alle ore 11.10 riprendiamo i lavori dell'odierna seduta del Consiglio Comunale procedendo con l'appello. Di Martino Giovanni, Pozzaotre Roberto, Manzi Caterina, Massa Manuela, Di Simone Anna, sempre assente, Esposito Antonino, De Gregorio Fabio, Ruggero Vincenzo, Falco Paolo, Lembo Marino, assente, Mazzina Paola, Di Meglio Ludovica, Ciuccio Salvatore, come prima la seduta praticamente costituita, presenti 10 consiglieri, assenti 3. Grazie. Grazie segretario. La parola al consigliere Ciuccio. Sì, dicevo appunto che su questa voce, che presenta una voce consistente, che detta appunto pubblicità e marketing, noi in effetti questa voce la contestiamo in quanto è lasciata libera prima arbitrio di un consiglio di amministrazione di un ente che dovrebbe essere diretto dal Comune di Cagliari e quindi dal Consiglio Comunale. E questo perché da una parte non c'è pubblicità e marketing eccetera, ma poi andiamo a scoprire ogni anno in fase di bilancio consuntivo che in queste voci, queste ingenti somme che il porto turistico elargisce, ci sono anche spese per contributi dovuti anche da volte a società sportive che ricevono dei contributi dagli enti pubblici in base a determinati regolamenti ben specifici. E quindi noi non diciamo che non bisogna, diciamo, dare questi contributi o assolutamente non fare queste attività eccetera, ma bisogna riportare tutto nei canoni della legalità, della legittimità e di quello che è la buona amministrazione di un ente pubblico. Perché non dimentichiamoci che il porto turistico è un ente a partecipazione totale del Comune di Cagliari, quindi a tutti gli effetti un ente pubblico. E ancora non possiamo tollerare
che alcune attività istituzionali che dovrebbe fare il comune le fa attraverso il porto turistico, ossia le fa il porto turistico vero e proprio, in quanto sono tutte attività che non rientrano nell'oggetto sociale della società. E noi ancora una volta ribadiamo, e questo lo faremo presente con l'ufficio partecipato, che nuovamente al Collegio dei Revisori, che dovrà accertare effettivamente se tutte le attività poste in essere dal Consiglio di Amministrazione sono state poste in essere nell'ambito dell'oggetto sociale, o altrimenti è stato fatto, diciamo, sicuramente un eccesso di potere, un abuso di potere, perché sono attività che non rientrano nell'attività sociale. Noi come soci di maggioranza dobbiamo assolutamente contestarlo. Quindi per questi motivi noi non possiamo essere contrari a questa proposta che viene portata qui in Consiglio Comunale, augurandoci appunto che col tempo comunque vengono, diciamo, sanate queste irregolarità che si perpetrano ormai da diverso tempo. Grazie. Se non ci sono ulteriori interventi, possiamo procedere alla votazione. Voti favorevoli? 7. Voti contrari? Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 7. Contrari? Alle ore 11:15 la parola al consigliere Paolo Falco. Una breve comunicazione sull'ospedale Camilli. Cinque mesi fa eravamo in regione, era presente anche il gruppo consigliare Vaticano con la persona di Mario Dorillo. C'era stato promesso dalla direzione regionale della salute, dalla direzione ASL, che sarebbero state riaperte le sale operatorie dell'ospedale Camilli. Ora, un attimo una precisazione. Sono circa 4 anni e mezzo che si sta cercando di portare avanti questo progetto da parte dell'ASL, su spinta nostra, un po' di tutti. E c'è stata un'enorme opposizione interna che chiaramente è stata presa molto volentieri dall'amministrazione ASL, perché per loro qualsiasi cosa si fa diventa un problema. Ora, ovviamente questa opposizione è caduta, il piano ospedaliero è stato approvato definitivamente a livello ministeriale, è stato mandato indietro e l'ospedale del Capilupi non taglia male, nel senso che è stato dichiarato ospedale di sede particolarmente disagiata, con 20 posti letto, di cui sono attivati attualmente 14 più 2 di ospedale di esageri, ed è un ospedale che praticamente ha due unità operative, un'unità operativa semplice, cosiddetta semplice, di medicina, a cui fa capo anche il reparto di chirurgia, che si può appoggiare all'interno dello stesso reparto, e poi ci sarà un'unità operativa di anestesia e rianimazione che sarà affidata a un rianimatore di Sorrento, molto collaborativo tra l'altro. In questa ottica io ho accettato da parte dell'ASL, facendo parte di quest'ASL, non è un incarico ma una disposizione di servizio in cui mi prendo l'onere nel mio servizio di aprire e coordinare la riapertura della sala operatoria. Riapertura per modo di dire, perché di fatto la sala operatoria non è stata mai chiusa. Io non ho trovato nessun documento all'interno dell'ASL che dicesse la sala operatoria chiusa. Era stato sospeso il servizio nel mese di agosto di 3 anni fa perché mancava il personale, serviva il personale della dialisi. Questa cosa è stata presa a ballo dal personale interno e dall'ASL per cercare chiaramente di smantellare ulteriormente servizio anche di chirurgia, che è una cosa che trovo pericolosissima. Questa cosa ha dato sponda all'ASL,
che continua a insistere sulla questione che nel piano aziendale e nel piano ospedaliero non è specificato che figure mediche ci debbano essere, e quindi continua a insistere non è necessario avere un servizio di chirurgia. Io credo che sia essenziale che ci siano la presenza dei medici internisti, dei chirurghi, dei cardiologi, dei pediatri, del ginecologo e con l'assenza dell'ostetica. Quindi questo è il secondo argomento che abbiamo dato. Per cui la buona notizia è che da martedì della settimana prossima si comincerà a fare le ospedalizzazioni, cioè si faranno gli esami preventivi per gli interventi chirurgici. Se non ci saranno opposizioni, lo dico proprio in Consiglio Comunale, di presa diretta, opposizioni interne, perché so già che ci sono molti malumori, molti mal di pancia, non si capisce perché un servizio diventato la cittadinanza che ha un bisogno di salute, e quindi non vedo perché bisogna opporsi, ma so che ci sono sindacati, persone che si stanno opponendo. Se tutto va bene, mercoledì mattina alle ore 8:30 si comincia a operare. Quindi un grosso passo per l'ospedale Capilupi, e si spera che possa essere il trampolino per poi avere anche chirurgia, piccola chirurgia ortopedica e una ripresa della chirurgia ginecologica. Per quanto riguarda la questione ostetricia, diciamo così, c'è qualcosa che non è ben chiaro, bisogna chiarirlo. Allora, la legge attualmente, la legge nazionale, prevede che gli ospedali che hanno meno di 1000 parti l'anno non possono avere un punto nascita aperto. Ci sono alcuni ospedali o cliniche che hanno 500 parti e vanno in deroga. Capri, l'ultima volta che ancora in funzione fino al circa 2014, diciamo, la ginecologia in maniera più pregnante, si assistava sui 50-60 parti l'anno, tutti con il cesareo. Quindi già andavano fuori la legge anche in questo, perché ci sta una circolare ministeriale qualche anno fa che preveniva perché si facesse il parto naturale. Ora, tutto questo improvvisamente ha portato a una scomparsa delle nascite a Capri. Abbiamo insistito, è stata fatta una delibera della giunta regionale che hanno firmato tutti i sindaci delle isole Golfo, in cui la regione si impegna a che sulle isole ci sia sempre un servizio di ginecologia. Quindi bisogna chiarire, e questo è importante, lo diciamo pubblicamente, lo diciamo un po' a tutti, che la possibilità di nascere c'è. Ora è soltanto sulla responsabilità personale dei medici, su cui purtroppo nessuno di noi può intervenire, né le amministrazioni, né penso nemmeno l'amministrazione regionale, potendo intervenire solo cambiando i medici. Quindi questa è la cosa da chiarire. Di fatto il servizio di ginecologia e ostetricia è presente, con la presenza del ginecologo, dell'ostetico e del pediatra, quindi la possibilità di nascere ci sta. Quindi ora vedremo cosa porterà il futuro. Il primo passo è stato fatto, e quindi insomma di questo sono contento. Vi darò notizia, spero mercoledì, della buona riuscita degli interventi. Grazie. Grazie. Siamo quindi conclusa la prima seduta del Consiglio Comunale alle ore 11:25. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata.